L'articolo 2740 del Codice Civile prevede che il debitore risponda delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. È questo l'enunciazione del principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Chi assume un debito deve pagarlo. Tutto il suo patrimonio è a garanzia del creditore ed è assoggettabile ad esecuzione forzata. Alla responsabilità patrimoniale del debitore vi sono delle limitazioni legali. Alcuni beni, cioè, non sono pignorabili: vestiti, biancheria, lavatrice, frigorifero, fornelli, eccetera, non sono pignorabili. Altri beni poi sono pignorabili in una determinata misura, entro certi limiti, come ad esempio lo stipendio e la pensione. Una forma particolare di esecuzione forzata è il pignoramento presso terzi. Il meccanismo è il seguente: il nostro debitore ha un credito verso una terza persona, noi creditori veniamo pagati dal terzo che deve delle somme al nostro debitore. Se il nostro debitore ha solo la pensione, possiamo pignorarla? E in che misura? Lo scopriremo dopo la sigla. La pensione è pignorabile con il meccanismo del pignoramento presso terzi. La pensione è pignorabile presso l'INPS per la parte superiore all'ammontare della pensione sociale, che nell'anno 2020 è di 459,83 euro, aumentato della metà. Quindi fino a 689,74 euro la pensione è impignorabile. Per la parte superiore a 689,74 la pensione è pignorabile nella misura di un quinto per i crediti vantati dai privati per i tributi dello Stato, province e comuni. Quindi, una pensione di 1.000 euro è pignorabile per la parte superiore a 689,74 euro, cioè per 310 euro nella misura di un quinto, quindi è pignorabile per 62 euro. Per i crediti dell'Agenzia delle Entrate, la pensione è pignorabile nella misura di un decimo per crediti fino a 2.500 euro, nella misura di un settimo per i crediti compresi tra 2.500 e 5.000 euro e nella misura di un quinto per crediti superiori a 5.000 euro. Ora, la pensione è pignorabile anche se ormai è stata accreditata in banca o alle poste. In questo caso il pignoramento si fa presso la banca o presso la posta. L'atto di pignoramento si notifica alla banca o alla posta e l'importo impignorabile questa volta è pari al triplo della pensione sociale. E cioè, considerata una pensione sociale nel 2020 è pari a 459,83 euro, la somma impignorabile è di 1.379,49. Quindi, in concreto, se al momento del pignoramento, della notifica dell'atto di pignoramento presso la banca o la posta, sul conto corrente giacente una somma pari o inferiore a 1.379,49, il pignoramento non può essere eseguito e se viene eseguito è inefficacia. Occorrerà sempre chiaramente una pronuncia del giudice per dichiararne l'inefficacia. La parte eccedente, questa somma invece, è interamente pignorabile. Gli accrediti successivi, in quanto provenienti da pensione, saranno pignorabili nei limiti di legge, e cioè nella misura di un quinto, se si tratta di crediti di privati, oppure nella misura di un decimo, un settimo o un quinto per crediti dell'Agenzia delle Entrate. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!